pipa che lui amava molto. Ci sono lì le pipe, qui c'è il tabacco. Sì, ma si è voltata molto velocemente. Ciao, sei su CubiTV? Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito cubitv.it. Siamo nella sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma, nel Palazzo del Conservatorio. Tra le mura di questa istituzione c'è anche uno studio che è appartenuto a Ildebrando Pizzetti. Ildebrando Pizzetti, nato a Parma nel 1880 e morto nel 1968. Questo studio era lo studio appunto suo di Roma in via Panama, che egli ha voluto che dopo la sua morte passasse nella scuola nella quale egli si era diplomato e aveva studiato per tanti anni. Ildebrando Pizzetti è una delle figure maggiormente rappresentative della musica del Novecento. Era nativo di Parma e ha studiato proprio in questo conservatorio, al quale ha pensato di fatto per tutta la vita, in quanto i rapporti con la città sono sempre stati costanti, tanto che negli anni 50 è divenuto anche il primo presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani. Il compositore è divenuto anche insegnante di questa scuola e è divenuto direttore del Conservatorio di Firenze, quindi del Conservatorio di Milano, e proprio a Milano ha conosciuto in casa Toscanini la sua seconda moglie, la famosa Riri, che vediamo rappresentata in un'immagine qui nel pianoforte, che era appunto il suo pianoforte di Roma, nello studio di via Panama. Questo è lo studio, come abbiamo detto, di Ildebrando Pizzetti, che è stato trasportato da Roma e è collocato nella posizione originaria in cui erano i mobili. Qui abbiamo il suo pianoforte con sopra le immagini di quelle che erano le figure per lui maggiormente significative. Oltre a quelle dei nipoti e delle mogli, abbiamo Verdi. Verdi è stato il suo grande amore della vita. Lui ha avuto un culto per questo musicista che ha onorato come meglio ha potuto. E torniamo all'antico, sarà un progresso, era il motto verdiano che lui aveva recepito e che metteva in pratica nella sua opera, nelle sue composizioni. Mi piace poi segnalare la figura di Gabriele D'Annunzio, con la quale Pizzetti collaborò per la realizzazione della nave, opera d'Annunziana, che diede visibilità al nostro Pizzetti. In questo studio troviamo manoscritti autografi, lettere, documenti, la letteratura che forniva documentazione riguardo alla stesura delle sue opere e tanta oggettistica, tra le altre cose, le pipe, le famose pipe che Pizzetti fumava sempre dopo pranzo, si metteva in solitudine in una stanza, questo lo ricordano tanti testimoni, e fumava in clima meditativo questa pipa che lui amava molto. QBTV